Amici di Newsmar Motori, sono Elia e da oggi in poi farò un focus sulle sensazioni d'uso delle autovetture che avremo in prova su questo sito. Le autovetture nelle versioni sportive si aggirano tutte intorno ai 200 cavalli, però non tutte al contempo riescono a garantire un'usabilità quotidiana come questa Ibiza Cupra. Vedete il badge Cupra, acronimo di Cup Racing, quindi tanta sportività e, come dicevo prima, usabilità nel quotidiano. Guardate il family feeling dei fari a matrice di LED, molto taglienti, molto race. Guardate invece il cerchio da 17, di questa colorazione nero lucida come risalta. Mentre invece guardate le nervature della fiancata come rendono sportiva questa autovettura, pur avendo un'abitabilità di tutto rispetto. Amici di Newsmart Motori, siamo al bordo della cattiva, della più piccola e della più cattiva delle Seat. Stiamo parlando dell'Ibiza Cupra, una macchina che mi ha impressionato dal punto di vista qualitativo. Si percepisce la collaborazione con il gruppo Volkswagen, e sia in termini di comfort sia in termini di qualità percepita all'interno dell'abitacolo, quindi come assemblaggi e materiali. Una macchina che può essere utilizzata nel quotidiano grazie al motore, che è un 1800 TSI da 192 cavalli, che spinge tanto, è pieno, a coppia in basso, e con questo cambio manuale ha qualcosa in più rispetto al TSG, che pur essendo un cambio velocissimo, doppia frizione, ha il difetto di cambiare le marce da solo al limitatore. Questo manuale, dicevo, non succede, e se si vuole portare al limite lo si può fare in maniera totalmente sicura, perché è un'auto che permette di, appunto, essere guidata anche nel quotidiano. Sentite qua la coppia, anche a una minima pressione sull'acceleratore, sentite un po'. Durante i giorni in cui l'ho provata, perché nonostante sia un turbo,
l'aria e il downsizing. Questo qui è un motore pieno, godibile sotto tutti i punti di vista, sotto tutti i giri di marcia. Anche il sistema di infotainment di ultima generazione è simile a quello della Volkswagen Polo. D'altronde queste autovetture sono cugine, funziona bene, aiuta molto durante i viaggi di tutti i giorni, è intuitivo e la grafica è molto ben fatta. Parliamo invece dei consumi di questa Ibiza. Allora, tasto dolente, è una macchina, come abbiamo detto, molto spinta, molto performante dal punto di vista delle performance, quindi tanti cavalli, però come dicevo prima, con questo motore TSI che lavora al meglio e non utilizzandola sempre in modalità sport, riusciamo ad ottenere una media di 12 km con un litro, che per 192 cavalli non sono niente male. Logicamente, se la si mette in sport, i consumi aumentano. La posizione di guida e la postazione è molto personalizzabile, il volante si orienta sia in altezza che in profondità, i sedili sono molto contenitivi alla tedesca. Sentite il rumore del rotore per il clima? Ecco, questi click aumentano la sensazione di auto premium grazie al materiale, il rumore del materiale metallico. Un difetto sono le plastiche del pannello porta, che sono molto rigide e non danno un aspetto qualitativo generale alla macchina, mentre invece avrei preferito averle in plastica morbida o comunque similpelle come quelle sulla plancia. Plastiche rigide anche ripetute sul tachimetro. Il volante traforato in pelle si impugna bene, ha una buona ergonomia e al diametro giusto, è abbastanza, non è né troppo spesso né troppo sottile. Il tettuccio panoramico è di serie su questa autovettura e abbiamo anche una bella tendina che non fa filtrare i raggi del sole. E voi cosa ne pensate di questa Seat Ibiza Cupra, che ha tante concorrenti e anche agguerrite, quali la Peugeot 208 GT, la cugina Polo GT e la Opel Corsa OPC?